Allora. Guardare qua. Sembra che ne manchino ancora 48. Allora, fare. Boh, non lo so, mi sembra veramente strano. Allora, questo qua è quello dell'ubriacone barbone. Ah, voleva il sake. Questo. Queste qua sono tutte concluse. Vediamo se c'è qualcos'altro aperto. In teoria c'è quello dei. Il gangbuster là. Deve essere aperto anche quello. Manca ancora una banconota. Perché? Scusa, non è segnalato qua. Questo? Ah no, ok, questo era il circuito delle macchinine. Ah sì, che lui aveva. Che il tizio lì che abbiamo rincontrato diceva che aveva problemi a trovare un valido successore di lui. Di se stesso. Vabbè, ok. Poi questo è appunto quello dei 2000 yen. Questo invece. Questo. Oh, si tratta di giocare al Club Siga, ma non mi ricordo qualcosa lì. Poi vediamo, c'è questo. Ah. Questo era il tipo che voleva il sandwich all'uovo e tonno nel club, cos'è che è? Debola. E qua c'è il gangbuster, se lo va. Dobbiamo andare all'Hotel District, potremmo anche andare subito a far quello. Se costa ora qua del. Poi c'è questo. Ah, questa era la piccola fiammiferaia. Ok, lui dice, boh, la cercherò più tardi. Perché questa piccola fiammiferaia cercava di fare dei soldi, insomma, per fare un regalo al suo primo amore. Vabbè. Poi, cosa che c'è? Ok, questo è quello del sake. Quindi qua ci sarebbero il sake, gli occhiali anche, mi sembra. E dove cavolo sono queste robe? Ecco, anche per questo voglio dire, è un po' difficile. Viste così sembrano delle side quest da uno che ci vive dentro, no? Cioè, qua bisogna fare il pieno. Cioè, se tu ci vivi dentro, aspetta un attimo, sbaglio sempre il tasto perché qua c'è giusto. Cioè, ancora, come diciamo, già, i soliti discorsi della mentalità in cui tu compravi un gioco e te lo vivevi per parecchie più ore del necessario, no? In realtà è fatto così anche un coso, eh? Cioè. Cos'è che aveva detto di prendere la Royale? In realtà sì, si potrebbe anche fare. Tanto i soldi ce l'abbiamo, non è che. Cioè, sono 12.000 yen, però ce l'abbiamo in effetti. Allora. Perché. Cioè, lì pretendere che troviamo il sake, che troviamo gli occhiali, che troviamo. Ci vorrebbe dire continuare a girare per la città e tra l'altro subire tutte le volte il pestaggi, rottura di palle. Andiamo più verso il centro, vediamo invece. Ecco appunto. Cioè, poi ti ferma, cavolo. Almeno una volta c'è. Cioè, nel senso, in quello vecchio non è una continua che ti ferma. Se non sbaglio, se non sono sicuro. Judgment no. Non ti ferma. Perlomeno non Lost Judgment. Comunque in genere hai margine, ma qua non ce l'hai il margine. Ok,
una. Quello lì è il sandwich. Aspetta. Qui c'è un poppo. Ok. Ma cavolo si legge? Ah, qua. A me dà un fastidio che picchi dentro la bambina, picchi dentro. Se quella roba lì la devono gestire in un altro modo. Non so. Cioè, come se, se fossero loro che si scansano piuttosto, non so. Non posso trasportare altro. Oh cavolo. Allora, vediamo un attimo. Ma questo cosa serviva? Era per quell'ubriacone. Vediamo se magari qua abbiamo fortuna. No. Aspetta. Allora. Mi sa che non mi sembra di vederlo. Punto di tè, vitamine. C'è il tonno e il riso, ma non è quello che cerchiamo. Boh, niente, non c'è niente qua. L'ho appena detto. Non riesco a capire perché si sta saturando il microfono. Mi serve anche da guardare l'abilità, in effetti, che boh, se c'è qualcos'altro di interessante. No. Boh, qua dice che resistono di più gli oggetti grandi. Resistono di più a, mentre li usi, no? Oh, qua invece cos'è? È sempre in beast. Il rush, cosa c'è ancora qua? Ah, qua aumenta il numero di attacchi nella combo con la X. Boh, questo non capisco esattamente cos'è. Rally, in quel senso lì cosa intende? Allora. Potrebbe essere ripresa? Cioè si riprende da un, boh, da un danno, da uno stato di danno, semplicemente ondeggiando? Non riesco a capire cosa intende. Perché appunto lui dice poi premi A dopo essere stato colpito. Boh, se fa l'ondeggiamento mentre sei colpito, non lo so. Vabbè, prendiamo lo stesso. Tanto qua ormai possiamo maxarlo in realtà questo coso, mi sa, o quasi. Qui aumenta ancora i danni con lo rush. C'è il combo con rush. Questo cosa cavolo è? Ok, questo dà l'uppercut mentre stai. Quindi o tieni premuto Y o quando corri. Mentre invece dai calcio volante nel brawler. Quello che nel brawler poi. Sono maggior parte, sono abilità che sembrano che debbano uscire a caso mentre stai giocando. Perché non. Ok, questo ti permette di ritornare in guardia velocemente dopo che uno l'ha rotta. E questo non mi sembrerebbe male. Questo? Y e Y, quindi tu fai le combo, poi premi Y e poi premi ancora Y.
vuoi questo? È un colpo potente al corpo dalla guardia, dalla posizione di guardia. Col brawler. Dai, poi questo. Dopo dei colpi, insomma, penso dei colpi. In realtà ci sono finishing, cioè colpi finali, però non credo che intenda dire qua. No, non abbiamo più XP. Ok, comunque non credo che intenda dire che quando abbiamo buttato a terra uno ed è sconfitto, poi lo possiamo raccogliere. Sarebbe interessante, lo raccogli e lo usi per pestare gli altri, no? Tipo, cioè, per fare tipo la girandola e colpisce anche gli altri, però boh, non sono convinto. Comunque è pietoso anche questa cosa. Cioè, io so che mi lamento, ma anche queste spiegazioni qua sono criptiche. Non si capisce niente a volte. Allora, Majima Everywhere 2. Cosa vuol dire 2? Ok, qua per esempio completa tutto il menu del Kushu. Ok, solito classico. Invece battaglia, abbiamo 500 nemici, guarda, siamo a 361. Completa 40, ok. Majima Everywhere. Ah, niente, sono semplicemente gli achievement. Ma perché segnala 2? Né più né meno. Ah, perché ne abbiamo completati 2. Questo e questo. Per esempio, poi c'è sconfiggi Majima 30 volte. Minigiochi, non abbiamo fatto niente, vabbè. Play log, così che era. Ah, sì, questo è. Cos'è che è? Ah sì, è la lista delle abilità. Vabbè, in quel caso lì. Poi c'è Majima Everywhere. Niente qua, è un riassunto. È un riassunto, ma cosa serve? Vabbè. Dicevamo. Questo vende carne. Questo vende. Non c'è. Ecco, vediamo se c'è qualcuno che vende panini. Questo serve drink. Questo è sempre carne. Questo è caffè. Questa è una catena. Questo è lo sushi. Cos'è che erano queste? No, edifici importanti, ok. Ah, c'è qualcosa al Bantam, ora qua. Banta non vendeva panini, mi sembra. Che c'è? Boh. Non so dove trovarlo. Secondo me è ancora. Può essere ancora dal poppo. Ma. Questo qua è. Comunque qui siamo al paraggio, siamo in centro qua. Qua negli Yakuza 0 era pieno, a parte che è un'altra epoca, non era neanche, no, un Judgment forse, so che qui era pieno di cose. Era pieno di cose da sport. Dopo 4, dopo 4 l'aveva detto. Ma perché non lo colpisce? Eccolo qua, quello con la doppia Y. Ok.
Allora, lì no. Questo è un shop che... Ecco, vediamo, ma questo qui magari c'è il sake. Il tè. Birre. O quello che sembrano birre. Allora. Niente da fare. Niente. Queste sono cavolate. Quel popo qui l'avevano già guardato? Penso di sì. Forse sì. O era quello più in giù. No, forse questo. Cioè io non so dove trovare lo stesse ste roba, ste sacche, ste panino. Miso, miso, wakame. Bento. Uguale mi sembra. Identico. Quindi non è al poppo forse. Perché mi sembrano gli stessi. Se non sbaglio, negli altri forse era sempre Judgment. I poppo non erano esattamente identici. Non so. C'è questa catena qua, ma. No. C'è questo MS Store forse. Aiaio! Aiaio! Cosa sarà? Adagio? Aspettami! Che cosa è? Aiaio! Vediamo cosa c'è qua. Magari avevano già guardato, se non mi ricordo. Miso. Ashikoba. Ecco qua. Abbiamo trovato questo. Il problema. Avrei fatto meglio guardare se c'era anche. Se c'era anche il coso. Allora, boh. Ma questo a cosa serve? Uno champagne? Allora, facciamo una cosa così. Iaio. Non me lo ricordo questa storia del... Dice che ci sta dicendo attenti? Ma che cavolo, ti sei incollato lì? Ai ai. Magari sta dicendo attento agli altri. Item box. Andiamo via questo. Ok. Torniamo lì. Comunque, se il panino ce l'abbiamo, quindi adesso possiamo andare al debola. Allora, guardiamo. Milk, latte. Sake. Allora. Ok. Perfetto. Due cose ce l'abbiamo. Ok. Ho avuto di nuovo fretta, ma non credo che vendesse gli occhiali quello lì. Ma perché non c'è il punto esclamativo? È il discorso che abbiamo già fatto, no? Che sembra che siano a un certo punto sparite un sacco di questo. Perché sono sicuro che erano molti di più i punti esclamativi sulla mappa. Però in teoria è impossibile questo, cioè. Cioè. Risulta anche come una quest aperta, quindi perché mai? Però qui non. Dov'è che era? No, davvero è sparita, a meno che non si sono spostati i personaggi, ma non. Ma insensato. Non era qui al debola, scusa, sì, adesso magari sto dicendo
La fesseria, io ma era qua. Allora, facciamo un'altra cosa. Ha parlato di Public Park 3. Non è il classico questo qua? Questo? Adesso verifichiamo un attimo, perché qua c'è qualcosa che non mi quaglia. Ok. Adesso andiamo a vedere se c'è questo qua. Siamo un po' improduttivi oggi. Vabbè, ci sono anche questi momenti qui, questi giochi. Cosa succede? Ehi tu, cosa? La tua faccia mi disturba, davvero. La seconda volta che vedo. Ah. Ok, non era. Ok, ecco perché ci ha fermato. Dai! Ah, sbagliato. È ridicolo che abbiamo affrontato Super Majima e Super Majima Super Saiyan Super Majima e però per strada è sempre un coglione. Questa cosa del microfono mi sta preoccupando. Su via, perché devo combattere tu prima di tutti gli altri? Perché? Se stai davvero, se stai già combattendo, che ci vuole uno in più? Ok, è il momento perfetto per intervenire. Pensaci. Cioè lui, Kiryu si è lamentato del fatto di dire, ma cioè, stavo già combattendo, perché devo combattere te prima degli altri, no? Lui diceva, perché è il momento opportuno per... A parte questo, a te non ti è permesso di avere divertirti senza invitarmi. Vedi, la prossima volta che tu inizi un combattimento è meglio che chiami prima me. Cioè, inizio il combattimento, dico, aspetta un attimo. Aspetta, devo chiamare Majima. C'è scritto, immagino che non mi posso aspettare un combattimento sicuro quando c'è nel mezzo Majima. Perché in effetti se ne approfitta, diciamo. Ecco, vediamo. Allora, qui non c'è nessun ubriacone. Ma cos'è sta storia? Nanno.
Cos'è sta cosa? Cioè, sono missioni non finite e in teoria dovrebbe darci la possibilità di finirle, no? Come mai non troviamo una persona? Vabbè che lui ha detto nei paraggi del... Però nei paraggi, cioè, qui non c'è nessuno. A questo punto proviamo a guardare qua dietro, ma... C'è nessuno. Allora? Allora a questo punto... Boh, abbiamo provato a guardare due quest. Proviamo a fare quest. Cioè quelle che proprio sono segnate. Magari sono loro, però boh, non lo so. Ah, guarda che spadaccia che ha questa. C'è qualche problema col collo. Dove si è rotto come un uovo di Pasqua? è plastica, aia. Un po' rompere Club Sega anche qua. Oh, l'altra volta era indicato l'altro però. Vediamo cosa succede un attimo. È questo? Questo ragazzino qua? Ok. Oh signore, ci hai fatto vedere. Sì, sono un po' curioso di vedere. Ah, questa era la carta di Mesu King. Ok. Io sono sicuro che possono può piacere anche agli adulti. In realtà lui... Oh cavolo. In realtà lui dice, io sono sicuro che è solo per gli adulti, sostanzialmente. Tu puoi giocare a Mesu King usando questa macchina. Allora, la storia dietro al Mesu King. Ok. Che praticamente delle fatte insetto hanno bisogno di combattere contro... altri insetti che sono diventati all'improvviso cattivi. Oh, niente, tu usi 4 carte per fare il mazzo, una carta insetto e 3 carte abilità. La carta insetto fa uscire un insetto nella battaglia, richiama summon. Mentre le carte abilità sono le abilità del tuo insetto. Così, dato che tu hai trovato la mia carta l'altro giorno, io voglio darti questa. Ok, sì. È decisamente un gioco per adulti. Ma perché poi... Questa con Fish Mash, questo spaccafacce questo. Cos'è lo strangolamento dell'omni? Gli omni non sono dei demoni, no? Guarda le donnine. Quando ribalti la persona, no? La schianti a terra. E sei sicuro di volermi dare tutte queste? Oh, non preoccuparti. Queste sono dei doppioni. E a parte questo... io amo fare più amici giocandoci insieme. Ok, non sono sicuro di voler giocare a questo, non ho idea di che gioco sia. Ma qui è dove entro io. Io sono famoso qui in giro. Tutti mi chiamano il professore Mesu King. Ti insegnerò tutto quello che devi sapere. Una volta che prenderai una nuova carta... fammela vedere. Ok, mostrala a me. Professore Mesu King, che strano soprannome. Allora, fammi sapere se vuoi giocare contro di me. Sì, grazie. Ok, per fortuna forse non ci fa giocare in questo momento.
Lui praticamente sembra che quello che dobbiamo fare è portargli le carte principalmente, e poi possiamo giocare, cioè per i fatti nostri, visto così. Vabbè, quindi non... l'importante è portargli le carte, vabbè. Ok, questo era quello. E tra l'altro, eccolo qua, c'è qualcosa qua interno. Eccola qua. La vespa di carta. No, loro fanno bene a farlo così, cioè nel senso, spendi, oh, me lo fanno così, nel senso ci sono i giochi 7 ore e ci sono i giochi così che invece sono ancora concepiti per chi vuole viverli, no? Vuole... Vabbè, ok, c'è, ok, quel punto, ma, ok, questo punto esclamativo qui quindi è lui, appunto, ok, forse l'avevamo già visto ma non me lo ricordo, boh. Andiamo al Bantam. Poi in teoria è strano che comunque non è. Questo appunto dovrebbe essere quello delle macchinine. Questo. Non so cosa c'è. Ah no, forse. No, cos'è? Si riferisce a questo, sembra. All'edificio abbandonato. Qua il punto esclamativo in teoria appare quando noi troviamo la banconota. E vabbè. L'unico che sembra è il Bantam, non so com'è, non c'è più niente. Dove sono andate a finire tutte? Veramente, ma qual è? Questo, l'Hotel District è questo, non è che magari questo è il Gangbuster? Allora, aspetta un attimo. Non capisco cosa sia successo. Dopo che abbiamo fatto il capitolo precedente, sono sparite le missioni. Non capisco.